Buongiorno a tutti, sono Mr. Meeking, benvenuti alla nuova puntata di Bioshock 2. Miseria. Quanto grosso. Dopo sforo. Se non ho le notte non sto andando. Oh, no, 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 no,
Mi ricordo di te, mostro. Tu mi hai sottratto Eleanor e l'hai trasformata in un essere così malato da non poter neanche morire. E ora gironzoli per il mio quartiere per prendere anche me. Grave errore, Daddy di Landa. Dopo che ti avremo appeso a un lampione e avrai emesso il tuo ultimo affannoso respiro, voglio che ti si imprima il mio sorriso come ultima cosa. Nella casa all'incontrario sta per terra il lampadario. Nella casa all'incontrario vive un bimbo centenario. Cos'è? Non voglio. Non perdere tempo, Mr. Bolla. Presto. Ciò che è mio. Prova! Provateci tutti! Ve lo sono guadagnato! Il mio vestito era appena uscito dalla tintoria, ma che cazzo! Ehi, sushi, non vado a giocare, Mr. B. Fattene! Forza, Mr. B. Ci perderemo gli angeli che ballano. Questa Land sembra una donna cupa. Mi piacerebbe prendere il tè insieme a lei. Esci dal tuo nascondiglio, ladro! C'è anche roba lordo!
bambine che io ho il papi migliore che c'è. Libertà religiosa, dottoressa? Tra le quattro mura di casa sua, lei è libera di inginocchiarsi a qualsiasi feticcio tribale preferisca. Ma, Rapture, la libertà è l'unica legge. L'unico dovere nei confronti di se stessi. Suggerire il contrario, perciò, è criminale. Senti, Andrew. Cos'è questa grande catena del progresso, se non una fede? La catena è il simbolo di una forza irrazionale che ci guida verso l'ascensione. Non è meno mistica dei crocifissi che sequestri e fai armi. Io sono il figlio di...
angeli dormienti risplendono. Famiglia, il mostro ha portato via un'altra delle nostre bambine. Tetti di latta e vuoto come un involucro usato. Lui non la lascerà mai andare, a meno che non gli darai la caccia. Dammi quella bambina, adesso! Ah, aiuto! Cosa faccio? Sui librato? Una semplice chiacchiera! Macchinista? Ehi! I miei vivevano a St. Louis Uberville nel 32. Il drop è molto peggio. Nessuno dovrebbe vivere qui. È come se la città ci pisciasse addosso. Mai asciutto. Ryan se ne frega. E Fontaine è uno sporco ladro. Ma la dottoressa Lamb importa. Siamo ancora delle persone per lei. La domenica offre una terapia gratuita. Ogni volta che ci vado ho la sensazione che abbia un piano per Rapture e per me.
si dice di andare a farti fottere, sacco di merda di arma. Bene, Gracie deve essere in casa, ma dovrai superare una specie di mezza montagna e per farlo immagino che dovrai scoprire come ha fatto quel bestione a diventare così forte. Trovati una telecamera genetica, figliolo. Con una di quelle puoi fare delle belle scoperte sui ricombinanti. Prova col banco dei pegni a Downtown.